Cari fratelli e sorelle, Gesù nel brano del Vangelo di Luca, che ascolteremo domenica 24 settembre, ci presenta due tipologie, per così dire, di esseri umani. Da una parte il ricco e pulone, rappresentante delle persone che contano da un punto di vista sociale, economico e politico. Oggi diremmo quel 10% dell'umanità che possiede, come dice Papa Francesco, l'85% delle ricchezze del mondo. In altre parole, rappresenta il tipico personaggio del jet set che passa da una cena di gala a un'altra, una celebrity seguita da milioni di followers, uno che fa parte del bel mondo dei VIP, un influencer capace di determinare le scelte di milioni di persone, uomini e donne capaci anche apparentemente di grande generosità, filantropi, benefattori dell'umanità capaci di elargire grosse somme di denaro per fini benefici che non incidono però minimamente sul benessere delle persone, ma che servono a loro solo per non pagare le tasse, rafforzare la propria immagine di grandi dell'umanità ed esportare nel mondo la propria ideologia. In altre parole, quello proprio che Papa Francesco chiamerebbe colonizzazione ideologica. Dall'altra, il povero Lazzaro, rappresentante di quel 90% di coloro la cui vita è una lotta continua per la sopravvivenza. Quella folla anonima che non conta, che fatica ad arrivare a fine mese, tra cui quella massa di cosiddetti invisibili poveri, scartati dalla società, direbbe Papa Francesco, che non se ne bella, ma che affrontano le sfide di ogni giorno con dignità, che si fanno in quattro, anche a costo della propria vita, per portare a casa alla loro famiglia quelle briciole che possono servire per sopravvivere. Gesù nello svolgimento della parabola ci rivela le situazioni completamente ribaltate nel futuro che aspetta entrambi, nell'aldilà, causate dalle leggi umanamente controintuitive che vigono nel mondo di Dio. Da una parte il già ricco e pulone, adesso incredulo, confuso, dalla situazione di fallimento eterno e quindi di sofferenza estrema nella quale si trova nell'inferno, e dall'altra la grande serenità, pace e gioia, che si trova a sperimentare quello che era il povero Lazzaro nel Santo Paradiso con Abramo, tutti i santi e gli angeli di Dio. L'intento di Gesù, cari fratelli e sorelle, non è minacciare l'umanità, ma avvertirla perché si converta prima che sia troppo tardi. Infatti Gesù agisce continuamente nella storia dei singoli e delle comunità attraverso la sua Santa Chiesa perché l'uomo si renda sempre più consapevole della preziosità della sua vita e si liberi dalla tentazione diabolica di credere di potersi prendere gioco di Dio. Perché, cari fratelli e sorelle, nella vita futura, ci rivela Gesù, ognuno raccoglierà ciò che avrà seminato. Chi in questo mondo semina nell'egoismo raccoglierà fallimento eterno. Chi semina nell'amore raccoglierà vita e gioia eterna. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.